in via Conciliazione a Piacenza, alcuni giovani hanno usato un carrello del supermercato per lanciarsi a tutta velocità in un incrocio. L'episodio è avvenuto intorno alle 23 di ieri ed è stato filmato da un residente. Gli abitanti di Via Negri sono esasperati, oltre agli schiamazzi notturni, alla musica a tutto volume, ai rifiuti buttati qua e là, si aggiunge ora anche il bivacco notturno con tanto di cane. Doppio appello dell'Emporio Solidale di Piacenza: serve materiale scolastico in vista dell'inizio del nuovo anno e dal 9 settembre inizia la raccolta dei vestiti autunnali e invernali per bambini. Mostre, progetti espositivi speciali, aperture straordinarie di musei e gallerie inaugura il 14 settembre la terza edizione di XNL Aperto. Il neocampione del mondo di Formula 3, Leonardo Fornaroli, l'anno prossimo correrà in Formula 2. Il ventenne pilota piacentino ha firmato per il team Invicta Racing. Tutte le altre notizie sono disponibili sul nostro sito liberta.it.